ingabbiare, ingabbiare. Però vuole un sacco strano. Oh! Guarda, tutti questi tetti sono collegati, no? Questi qua. Quindi secondo me pure questi, no? È un maschio. È una gallina maschio. Come si chiama? Carlo. Quella è una grotta. E dentro la grotta ci vive un grandissimo gigante. Ehi, che cosa fai? Torna indietro, ti mangerò vivo! Hai detto tu che sono un esploratore dei tetti, no? Io sono Teco. Oh, ma... Where do you want to go? Now. It's a good question. I don't know. Let you escape. Io re di sole. Sono tutte mie. Ciao ragazzi, oggi ho per voi qualche interessante curiosità su fatti avvenuti sul set. Allora, forse non sapevate che nell'esilarante film Una notte da leoni all'attore Ed Helms mancava davvero il dente che perde nel film. In realtà aveva un impianto permanente da quando era un teenager, che gli è stato temporaneamente tolto per girare le scene in cui lo perde. Ecco perché è così realistico, ecco. Poi, un'altra curiosità dal film Arancia Meccanica, capolavoro di Stanley Kubrick. Quando Alex viene inzuppato ripetutamente nell'acqua dagli ex compari di Malefatte, c'era un tubo sott'acqua per permettergli di respirare, no? Solo che per un attimo questo tubo si intasò e tutti i movimenti che vediamo che Alex fa, li fa perché davvero l'attore era in seria difficoltà. Aiuto. E infine, in Alien di Ridley Scott, durante la scena in cui l'alieno esce dal petto di Kane, gli attori non sapevano assolutamente cosa e come sarebbe successo, pare. Quindi le loro reazioni di terrore sono assolutamente reali. Ridley, geniaccio.